Un cordiale buongiorno a tutti voi, benvenuti all'edizione Flash del nostro telegiornale. Cominciamo con la cronaca, si aprono le porte del carcere per Andrea Palmeri, da tempo balzato agli onori della cronaca per una serie di episodi di violenza. Il giovane è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile lunedì pomeriggio mentre passeggiava in centro. Ex leader del disciolto gruppo di estrema destra dei Bulldog, nella notte fra l'8 e il 9 marzo scorso aveva ferito Stefano Benassi all'interno del locale Ottavo Nano di via Cantore. Per questo episodio era stato indagato per lesioni e minacce gravi e porto illegale di coltello a serramanico. Oggi il PM Enrico Corucci, basandosi sugli atti investigativi raccolti dalla squadra mobile e da una perizia medico-legale che di fatto ha certificato che le lesioni a Benassi erano gravissime, perché avevano superato i 40 giorni di prognosi, ha permesso di chiedere e ottenere dalla GIP e dal Torrione la misura cautelare restrittiva in carcere. Ricordiamo che di recente la Questura gli aveva anche notificato l'ordinanza del Tribunale che, accogliendo la proposta del Questore Cracovia, che ne aveva sottolineato la pericolosità sociale, lo aveva sottoposto alla sorveglianza speciale per 2 anni. Adesso Palmeri si trova in carcere a disposizione del giudice. Secondo il Comitato Aria Pulita, gli impianti a biomasse nella zona di San Marco non avrebbero dovuto essere autorizzati. Lo stabilisce la Commissione europea che proprio in questi giorni bacchetta l'Italia e invita le autorità a rispettare la direttiva del 2008 che stabilisce regole ferree sugli impianti di combustione, soprattutto in aree che già superano i valori limite dell'aria fissati proprio da questa direttiva. Risulta evidente, afferma il Comitato, che ci troviamo in una situazione analoga ai nostri due impianti a biomasse autorizzati in una zona, Lucca, individuata con la legge regionale come zona critica per le polveri sottili, e risulta ancora più evidente dalle parole del commissario dell'Unione Europea che a Lucca gli impianti di San Marco non avrebbero dovuto essere autorizzati. In questi 5 anni di crisi mondiale si sono persi tanti posti di lavoro, la disoccupazione è in aumento. Porcari però va in controtendenza. Il sindaco Baccini, in una lunga intervista rilasciata a Di Luca, che trasmetteremo integralmente questa sera alle 21, svela un dato appunto che segnala Porcari come un'oasi sicuramente più serena. Vediamo. L'occupazione a Porcari tiene e paradossalmente cresce di qualche unità proprio nel momento più delicato della lunga fase di crisi a livello mondiale. È un passo della lunga intervista con il sindaco Alberto Baccini, che andrà in onda integralmente martedì sera alle 21. Il dato emerge da un'indagine che il comune ha raccolto dalle rilevazioni compiute dalla Camera di Commercio ogni anno, che dimostra come il numero degli occupati dal 2007, anno antecrisi, al 31 dicembre 2012, sia rimasto più o meno lo stesso. Il segnale dunque che il distretto industriale, che insiste sul piccolo comune della Piana, è riuscito a mantenere inalterati i livelli occupazionali, che invece hanno mostrato cali spesso anche vistosi. Nel 2007, quindi nel periodo esattamente pre-crisi, a Porcari c'erano circa 5.000 posti di lavoro complessivamente. Lei sa che Porcari è un paese dove si produce quasi un quinto della ricchezza della provincia di Lucca nel nostro territorio, pur essendo come territorio fisico lo 0,90 come territorio fisico della provincia di Lucca, quindi lei pensi questo rapporto incredibile quasi, no? Ebbene, al 31 dicembre del 2012, cioè quindi diciamo in piena crisi economica mondiale, diciamo così, a Porcari i posti di lavoro sono 5.100, cioè sono sempre gli stessi, diciamo, non c'è stato incremento se non diciamo inezie, per dire eccetera. Quindi vuol dire che il nostro sistema produttivo è un sistema che ha tenuto fortemente, ripeto, nonostante penso i 5 anni peggiori nella storia della Repubblica, probabilmente dal punto di vista economico e finanziario. Ora, naturalmente questo non è certamente merito del Comune, ci mancherebbe altro. Però vuol dire che le aziende, vuol dire che il mondo produttivo, il mondo imprenditoriale ha sempre trovato e continua a trovare e troverà sempre nel nostro comune un humus favorevole anche dal punto di vista amministrativo, anche dal punto di vista diciamo, del rilascio di autorizzazioni, nella velocità delle pratiche, comunque in un'attenzione specifica che da quando è stato istituito anche l'assessorato al lavoro si è ulteriormente incrementata in questo periodo.
Sono in arrivo gli avvisi di pagamento per la prima e seconda rata della TARES relativa all'anno 2013. Si ricorda che la TARES è un tributo che va a sostituire la vecchia TIA a partire dal gennaio 2013 ed è stata istituita il 6 dicembre 2011 e poi con successive modifiche dall'articolo 14. Il pagamento avviene solo ed esclusivamente con modello F24 in tre rate con scadenza 30 giugno, 15 settembre e 15 novembre. Si informa che il servizio di addebitamento automatico in conto, il famoso RID, è disattivato, quindi chi aveva appunto questa utenza, quella dei rifiuti in banca, deve fare attenzione perché è stato disattivato automaticamente quel tipo di pagamento. Dunque, presso ogni utenza verrà recapitato un avviso di pagamento stampato in fronte e retro e due modelli F24, uno per ciascuna rata da pagare presso qualsiasi sportello postale o bancario. Se posso, aggiungo che in Italia si creano problemi invece che risolverli, e questo è un esempio. Eravamo abituati magari a pagare, forse a dimenticarci di questo pagamento con il RID bancario, adesso invece dobbiamo andare a fare la fila ad uno sportello postale. Parliamo di bilancio socio-partecipativo. Il Comune di Capannori ha concluso l'iter e domani alle 12 in diretta streaming sul nostro sito di lucca.it lo spoglio delle schede e quindi si sapranno i progetti che poi verranno finanziati. Vediamo. C'è attesa per conoscere quali sono i progetti della seconda edizione del bilancio socio-partecipativo del Comune di Capannori, più votati dai cittadini durante la settimana del voto che si è conclusa alla mezzanotte di domenica. Tutti i cittadini, compresi i giovani che avevano compiuto 16 anni alla data del 16 giugno e gli stranieri, hanno potuto esprimere la loro preferenza scegliendo tra gli 11 progetti proposti dal campione di 90 cittadini sorteggiati. Particolare successo ha riscosso il voto elettronico, poiché i voti espressi via email sono stati praticamente doppi di quelli cartacei. Complessivamente hanno votato 480 capannoresi, di cui 162 si sono recati ai seggi allestiti nella sede comunale e nelle sedi delle ex circoscrizioni, mentre 318 hanno votato tramite internet. Lo spoglio dei voti si svolgerà mercoledì alle ore 12 nella sala del Consiglio Comunale e al termine delle operazioni saranno proclamati i progetti vincitori. Lo spoglio potrà essere seguito in diretta streaming sul nostro sito www.diluca.it e su quello del Comune di Capannori. È stata un'esperienza straordinaria di democrazia diretta, commenta il sindaco del Ghingaro, che per la prima volta ha permesso ai cittadini di conoscere più da vicino il funzionamento della macchina comunale e di essere protagonisti delle scelte da attuare per migliorare il territorio. Si avvia ora la fase conclusiva, la prima parte del percorso di partecipazione, cui seguirà la realizzazione delle opere scelte dai cittadini, che in parte avverrà entro il 2013 e in parte nel primo semestre 2014. E vi segnalo un appuntamento con la cultura e più esattamente con la fotografia. Giovedì 20 giugno alle 21 alla Galleria Die Mauer di Prato in via Pomeria 71 ci sarà un finissage dedicato a Mauro Morricone con le sue fotografie, il suo ciclo di fotografie che si chiama Le Cirque, e poi ci sarà anche una performance di danza Avant Le Cirque di Ilaria Meoni e la proiezione e la presentazione di un libro. Avant Le Cirque è una riflessione danzata sui lavori esposti appunto dall'artista lucchese, in cui si vuole immaginare alcuni dei possibili eventi precedenti al momento dello scatto. Una interpretazione intima e ironica delle opere con un gruppo di danzatrici, scusate, che proporrà la propria versione dinamica dei fatti alle 21 alla Galleria Die Mauer di Prato. E giovedì alle 21 invece siamo nella nostra Lucchesia in piazza Felice Orsi a Porcari. È di scena Melevisione, la celebre produzione Rai dedicata ai ragazzi. Milo Cotogno e Strega Varana presentano lo spettacolo Milo e il tesoro del libro. Tra le celebrazioni del centenario, questa è una serata dedicata ai bambini. Il tema del libro sarà il filo conduttore, il protagonista assoluto dell'intrattenimento.
E con questo appuntamento chiudiamo la nostra edizione Flash. Vi do appuntamento a questa sera dalle 21, scusate, alle 19 per i nostri telegiornali della sera. Grazie, buona giornata, arrivederci.